Ciao e benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Prima di iniziare la guida, qualche breve consiglio. Se puoi, per comodità, segui questa guida su un dispositivo, mentre svolgi l'operazione da un altro. Se la guida va troppo veloce o troppo lenta, puoi modificare la velocità. Se preferisci leggere la guida scritta, all'inizio della video guida trovi in alto a destra la scritta «Leggi questa guida», su cui devi cliccare. Ricorda anche che, nella descrizione, trovi tutti i link alle guide e ai contenuti che potrebbero esserti utili per la procedura. Hai una mail su Libero e devi inviare una mail con allegato un file, un documento, un'immagine o altro? In questa guida vediamo come inviare qualsiasi tipo di file tramite la tua email Libero, sia dal telefono che dal computer, in pochi passaggi tutti illustrati. Per fare l'operazione dal telefono, utilizzeremo l'app Libero Mail che devi aver installato sul telefono. Se non hai l'app, ma vuoi farlo dal telefono, devi usare il browser internet, seguendo la procedura da computer nel prossimo capitolo. Procediamo quindi ad aprire l'app, e per inviare una mail, andiamo a cliccare sul simbolo della matita indicato dalla freccia. Ora devi inserire l'indirizzo email del destinatario, l'oggetto della mail e il messaggio, che puoi anche non inserire. Dopodiché, per allegare un file di qualsiasi tipo, andiamo a cliccare sul simbolo della graffetta, il primo simbolo a sinistra, indicato dalla freccia. Adesso ci chiederà che tipo di file vogliamo caricare, semplicemente per filtrare i file che ci mostrerà tra cui scegliere. Noi ad esempio, clicchiamo genericamente su File. Ora dobbiamo scegliere da quale cartella inviare il file. Se è un file che ci hanno inviato, o abbiamo scaricato, lo troveremo in Download. Noi ad esempio scegliamo Documents. Poi dobbiamo selezionare il file che vogliamo inviare, cliccandogli sopra, e poi clicchiamo su Fine. Torneremo così al corpo della mail, dove per inviare la mail con l'allegato dobbiamo cliccare il simbolo a forma di triangolo indicato in alto a destra. A seconda del tipo di file che abbiamo allegato, potrebbe chiederci se vogliamo comprimerlo, scegliendo tra una delle opzioni. Se vogliamo lasciarlo com'è, come nel nostro caso, clicchiamo su Dimensioni originali. Dopo qualche istante, anche a seconda di quanto è grande il file, vedremo la conferma con scritto Messaggio inviato correttamente, e lo troveremo anche nella cartella Inviati. Per inviare un documento tramite mail Libero sul computer, per prima cosa andiamo sul sito di Libero Mail ed effettuiamo l'accesso. Dalla pagina principale poi, clicchiamo su Posta, come indicato. Dalla nuova pagina, clicchiamo su Scrivi, per andare a comporre la nostra mail a cui allegare il file. Nella finestrella che si apre, procediamo a inserire i campi richiesti, cioè l'indirizzo del destinatario, l'oggetto ed eventuale testo della mail. Dopodiché, andiamo a cliccare sul simbolo della graffetta, indicato dalla freccia in basso. Ci si aprirà così la finestra per scegliere il file dalle cartelle del nostro computer. Procediamo a selezionare il file, e poi clicchiamo su Apri. Una volta allegato il file, torneremo alla mail, e per inviarla dobbiamo solo più cliccare su Invia. Dopo qualche istante, anche a seconda di quanto è grande il file, vedremo la conferma dell'invio, il messaggio è stato inviato correttamente. Troveremo la mail, con il file allegato, anche nella cartella inviati della nostra casella di posta Libero. Facci sapere com'è andata nei commenti, sui social, o alla nostra mail. Se la guida ti è stata utile, per favore, iscriviti al nostro canale e metti mi piace al video. Ti invitiamo anche a visitare il nostro sito, dove puoi trovare centinaia di altre guide per le tue operazioni su internet. Come fai? Lo fai online.